Salve a tutti, sono Luisa Occhionero, proprietaria e cuoca del ristorante Lusella nella grande Lutterstrasse 9 a Mannheim in Germania e sono qui per invitarvi a cucinare insieme a me. Sono felicissima di invitarvi, quindi seguitemi in cucina e iniziamo a preparare qualcosa di semplice ma molto buono. A presto, nella cucina, ciao! Salve a tutti! E così oggi ci incontriamo qui per preparare insieme gli gnocchi. Gli gnocchi che comunque i nostri nonni e le nostre mamme vanno fatti in modo eccezionale, però purtroppo è una tradizione che lentamente va un po' persa. Quindi in pochi passaggi impariamo a fare degli gnocchi dove non abbiamo bisogno di molto lavoro, ma solamente un po' di pazienza. Abbiamo cucinato le patate abbastanza morbide, non stracotte, le abbiamo cucinate ovviamente con la pelle. E come vedete io non le vado a pelare, ma le ho messe nel nostro schiacciapatate insieme alla pelle. Infatti, mettendole nello schiacciapatate e schiacciandole, vediamo che la pelle rimane nello schiacciapatate senza fuoriuscire, esce solo la parte della patata che vado a mettere direttamente sulla farina e man mano che metto la prossima patata allontano ovviamente la pelle che c'era dentro, la corteccia. Ora, per questa ricetta ho usato un chilo di patate farinose a pasta gialla, sarebbe migliore perché anche il risultato è molto bello poi dei nostri gnocchi, 500 g di farina dove sono andata a mischiare la solina, 400 g di solina con 100 g di farina Senatore Cappelli, un uovo e un parmigiano. È molto importante da ricordare e non dimenticare è che le nostre patate nel momento in cui le andiamo a schiacciare devono essere ancora calde, quindi io preparo l'impasto di gnocchi con delle patate ancora calde. Faccio attenzione ovviamente che non cada nessuna parte di buccia di patata nell'impasto, quindi quando vado ad allontanare le bucce lo faccio lateralmente in modo che non mi cadono poi sull'impasto che sto per andare a preparare. Beh, le tradizioni ormai lentamente vanno anche perdute da noi qui in Italia, però le nostre nonne, almeno la mia nonna, la nonna me le preparava quasi ogni domenica ed era un piatto veramente delizioso perché era stupendo vederla lavorare. Lei con questo tagliere messo all'altezza di noi bambini e che stava quindi a impastare con molta dedizione e con molta attenzione, sì, perché i suoi gnocchi comunque dovevano essere perfetti e noi non dovevamo assolutamente aiutarla. Ahimè se l'aiutavamo, no, assolutamente no, perché i suoi gnocchi dovevano essere perfetti. Ora vedete che l'impasto che stiamo andando a preparare è un impasto abbastanza soffice, morbido, e dobbiamo cercare di non aggiungere farina. Ovviamente se le patate sono calde ce la faremo, se invece le patate le andiamo ad aggiungere fredde noteremo che invece il nostro impasto richiederà sempre più farina. Quindi dobbiamo assolutamente impastare con patate calde. Andiamo lentamente ma con energia a impastare, cercheremo di lasciare l'impasto abbastanza morbido, soffice, nello stesso tempo compatto e facciamo attenzione ovviamente a non aggiungere altra farina e tra l'altro neanche tanto liquido, perché nell'impastare adesso notiamo che lentamente stiamo raccogliendo tutta la farina, quindi la farina che abbiamo nella nostra ricetta viene man mano incorporata nelle patate. L'impasto, come potete vedere, rimane abbastanza morbido e rimane alla fine non molto perfetto, cioè non è liscio come un impasto di una pasta normale, rimane un po', sì, un po' per via delle patate, rimane un po' non proprio perfetto, non proprio liscio, ma se vogliamo ad andarlo a lisciare, quindi aggiungendoci altra farina, abbiamo il risultato di gnocchi molto pesanti e quindi gnocchi che si avvicinerebbero più a un impasto della pasta che a un impasto per gli gnocchi. Allora, quindi vediamo se
che lentamente il nostro impasto prende forma, rimanendo un po' non completamente liscio, ma sempre ben compatto. Ovviamente potete anche cercare di asciugarvi le mani, di renderle un po' più pulite, non lasciare questo impasto tra le mani, comunque non è che disturba più di tanto, si può continuare comunque a lavorare in questo modo. Vedete che l'impasto non è completamente compatto. Io non mi sono ancora pulita le mani in questa prima fase perché voglio farvi vedere che comunque è possibile, anche senza molta farina, è possibile, si riesce a creare un rotolo di pasta che deve essere abbastanza simile nella doppiezza, nello spessore, altrimenti avremo degli gnocchi di diverso spessore, quindi diverse cotture. Dovremo cercare di fare un rotolo di pasta più o meno di 1,5 cm, 2 cm di diametro, cercando di mantenerlo quasi uguale, e iniziamo così a formare i nostri gnocchi, o con la forchetta oppure con questo piccolo aggeggio che si trova da quasi ogni parte. In questo caso ho aggiunto un po' di farina e cerco di passare gli gnocchi nella farina prima di andarli a dare una forma. Ovviamente se usiamo la forchetta ricordiamo di non schiacciare eccessivamente la forchetta nell'impasto, cioè non andiamo a rompere l'impasto completamente, bisogna cercare di usare un po' di delicatezza. Adesso andiamo a srotolare ancora un altro pezzo di pasta. In questo caso, come vedete, uso un po' di farina. Nel frattempo sono andata ad asciugarmi leggermente le mani, a pulirmene dall'impasto iniziale, e inizio a fare le forme, a tagliare la pasta. Potete tagliarla in diagonale, come abbastanza dritta, voi la scelta, e vedete che gli gnocchi, come vado leggermente con la forchetta dentro la parte di impasto per formare gli gnocchi, leggermente e non con molta forza. È importante perché alla fine avremo di nuovo altrimenti degli gnocchi non simili. Abbiamo invece, dobbiamo cercare di creare degli gnocchi che abbiano la stessa o simile forma. Quindi la forchetta ce l'ha tutti noi, abbiamo una forchetta a casa, non abbiamo bisogno della parte in legno, però ovviamente si può comprare dappertutto, quindi volendo chi trova il nostro piccolo tagliere a righe in legno carino e pratico, può usare ovviamente quello, che tra l'altro è un tagliere che serve anche per altri impasti. Nel tagliere è molto più semplice perché si va solo a mettere il pezzo di gnocco sopra o l'impasto e si gira, e come vi dicevo tagliate come volete, dritti, in diagonale, è uguale, come credete meglio, ovviamente con un po' di farina in eccesso, altrimenti si appiccicherà un po' il tutto. Cerchiamo di usarla questa farina, non in eccesso, sempre in modo moderato. Ora, se abbiamo preparato un eccesso di gnocchi e quindi non vogliamo mangiarli tutti nello stesso giorno, è molto semplice, possiamo prendere gli gnocchi, metterli su un vassoio che possa entrare in freezer, metterli in freezer, aspettare fin quando diventeranno congelati, quindi duri, e poi raccoglierli in un sacchetto di plastica. Meglio se porzionato, perché poi quando andremo a cucinarli dal congelatore dovremo direttamente passarli dal congelatore in acqua bollente, quindi meglio se creiamo delle porzioni già. E questo in pratica l'impasto di oggi, di 1 kg di patate e 500 g di farina, più o meno serve per, sicuramente basta per un 6 persone. Possiamo servire i nostri gnocchi con burro e sale oppure con un sugo di pomodorini, però questo, per quanto riguarda i vari sughi da combinare con i gnocchi, vi lasciamo ai prossimi video. Grazie dell'attenzione e un abbraccio! Vi è piaciuta la ricetta? Se vi è piaciuta, non mi resta che augurarvi di vedervi la prossima volta. A presto! Ciao!
Ciao!